Benvenuti nel Follow the Flow di, di San Valentino, perché so che dalle parti vostre San Valentino qua siamo già nel 15, quindi San Valentino ce lo siamo già levati alle scatole, anche perché qua secondo non, non gliene frega niente nessuno. No, non è vero, c'è anche qua San Valentino perché c'erano i vari regalini per gli occidentali, quindi penso che ci sia anche qua. E Sono un po' sfasato, sono un po' sfasato perché. Innanzitutto benvenuti al follow the flow di stasera Non ve la rifaccio la presentazione, tanto lo sapete Io l'ho già fatta, quindi fate finta di averla sentita Follow the flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso, bla 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 Ok, follow the flow, segue il flusso e lascia che sia Facciamo finta che l'avete sentita Sono in preparazione di giugno Quindi sono due o tre giorni che sto mangiando esclusivamente frutta Diminuendo sempre di più E, e ovviamente adesso inizio a sentire la botta per cui eh, in più ho degli orari completamente sfasati per cui sono le due e mezza di notte eh, vado a dormire in genere col, dopo l'alba verso le sette le otto del mattino mi sveglio magari verso mezzogiorno luna insomma mh. in più quando c'è la preparazione al digiuno diventa un po' più complesso quindi eh, teoricamente la trasmissione ci sarà tutte le sere alle otto e mezza tranne cause di forza maggiori che vi avviserò di cui vi avviserò eventualmente sulla mia pagina Ricordate sempre di seguire la mia pagina. Sulla mia pagina vi dico sempre magari un'oretta prima, ci vediamo. Cioè, l'appuntamento è sempre alle otto e mezza, tranne per la domenica, a meno che non vi dico qualcosa di diverso. Bene, 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 bene. Niente spritz stasera. Uh, oppure forse tanta gente sarà a prendersi gli spritz. Siamo un po' meno stasera, siamo un po' meno, ma ci sta, eh? San Valentino, insomma, penso che eh, qualcuno voglia sfruttare un po' questa festa estremamente commerciale, così da andare a spendere soldi nei ristoranti che triplicano i prezzi solo perché è San Valentino. Ci sta, no? Magari. Usare questa festa per, uh, per fare quelle cose che, se si è veramente innamorati, si potrebbero fare in qualunque momento e non soltanto a San Valentino e soprattutto per sperperare un po' di denaro e acquistare delle cose perfettamente inutili. Che, però, devono essere fatti a San Valentino, perché, se no, poi chi glielo va a dire? Alla donna, all'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dei modi migliori, mi ricordo quando ero più piccolo, era quello di lasciarsi prima di San Valentino e rimettersi subito dopo così <ride> ti toglievi questa festa dalle palle detto questo detto questo eh, tra l'altro festa commerciale ma mh, proprio ieri, no, ieri notte, ieri mattina in realtà dopo il Flow, the Flow, quindi sono stato fino alle 7 del mattino a guardarmelo e devo ancora finirmelo perché lo vedrò subito dopo eh, mi sono visto un film spettacolare molto vecchio, e, in realtà un film intervista che vi proporrò a breve mm, lo sto rimontando, farò un intro eh, ed è fondamentale da vedere perché ne parlavo già All'interno del salto quantico, a un certo punto quando si parla di corporation, si parla di chi ha manipolato il mondo, cioè c'è stato un momento nel mondo in cui il, la mente umana è passata dal concetto di bisognismo al concetto di consumismo, perché fino a, a un certo periodo anche le pubblicità erano definite per mostrare le qualità del prodotto le qualità reali, che spesso e volentieri erano la durata, il fatto che era costruito bene, eccetera, e le persone acquistavano solo le cose perché ne avevano bisogno, tutta la comunicazione era basata su questo. Improvvisamente, in realtà neanche tanto improvvisamente perché è storica la cosa, grazie a una persona, eh, che un, è stato un piccolo genio, poi se ne ho parlato sul salto quantico e lo scopriremo meglio in, in questo video che vi metterò, penso già domani, dopodomani, eh, le grandi corporation hanno pagato questo personaggio per infilare nella mente il concetto che devi comprare anche se non ne hai bisogno. Perché fa figo? Perché eh, c'è qualche motivo dietro, c'è qualche motivo inconscio, c'è qualche leva inconscia. Leva inconscia, questo accadeva intorno al 1920, leva inconscia che erano state appena eh, scoperte da Freud. E mentre Freud era a Vienna, il suo nipote, Edward Bernays, costruiva nella mente delle persone nel mondo il concetto di bisognismo. Edward Bernays è una delle, delle persone più influenti al mondo che ha letteralmente cambiato la mentalità delle persone e, e ha creato il marketing. Cioè se volete conoscere dove nasce il marketing, dove nasce la manipolazione delle masse, come nasce la manipolazione delle masse guardatevi questo film, ieri sono rimasto veramente sconcertato perché tra l'altro è proprio un'intervista a lui, quindi raccontano la sua storia è molto vecchio, tradotto in italiano, cioè sottotitolato in italiano da una persona che me ha, mi ha appunto scritto dicendo visto che ne parlavo di, questo, di questa cosa, mi ha detto guarda prendi questo video, usalo tranquillamente, l'ho tradotto io, fallo girare e così sarà fatto Così capirete il consumismo da dove è nato, cioè la vostra voglia di consumare da dove è nata chi l'ha costruita. È stata costruita nella mente delle persone dal nipote di Freud. E non solo, Freud è stato lanciato dal nipote. Se no non l'avrebbe conosciuto nessuno. Cioè a Freud non soffilava nessuno. Quando stava in, in bancarotta Freud, ha chiamato il nipote e gli ha detto, senti, sto senza una lira, che mi puoi dare una mano? E il nipote, che era nel frattempo diventato un esperto di manipolazione delle masse, ha manipolato le masse per far diventare Freud quello che è diventato. Fantastica, questa cosa. Quindi, Freud è un esperimento commerciale: un risultato commerciale del nipote di Freud. <ride> Geniale. Io ho fatto un po' di spoiling, però. Eh, insomma, è veramente molto, molto interessante. Quindi, vi, ci sarebbe anche da porsi il dubbio. Ma Freud che cosa diceva davvero? Vabbè. Cioè era, così, era così un genio o, o, sa, o ha semplicemente avuto il più grande esperto di manipolazione delle masse dietro che l'ha lanciato perché adesso qualche dubbio me lo faccio anche venire ah, ok 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 detto questo siamo quasi 140-150 la gallina canta va bene non è importante quanti siamo eh, cari amici buonasera il Francesca De Pietri ma il colore del flusso dipende dai tuoi chakra che si stimolano <ride> Potrebbe essere, chi lo, chi lo sa, teoricamente dovrebbe essere casuale il colore e i vari movimenti. In realtà, non, come al solito, sappiamo che di casuale c'è ben poco. Bene, ragazzi, allora, come è andata la, la serata tra ieri e oggi? Cioè, la giornata, avete avuto il quadernino, adesso ci avete il vostro bravo quaderno dei fastidi e anche il quaderno delle intuizioni, vi state rendendo conto quanto può essere più interessante stare qui assieme, tutti assieme, piuttosto che stare davanti a una televisione. Non perché ci vogliamo elevare a migliori della televisione, assolutamente no, ma noi possiamo fare qualcosa di ben diverso. La televisione è una, un, un, un oggetto che ti ipnotizza e che trasmette quello che vuole lei. E soprattutto tu non puoi interagire e stai da solo di fronte alla televisione, o al massimo con la persona che è a fianco, quindi non, non, non ti accresci di nulla, perché è sempre lo stesso ambiente agganciarsi al follow the flow ti permette di, creare, di entrare in un ambiente diverso perché è un ambiente dove ci sono 141 persone in questo momento quindi già un ambiente completamente diverso in cui puoi interagire, in cui puoi essere protagonista nello stesso, nello stesso momento perché io non faccio altro che, ok, io parlo, voi scrivete ma fondamentalmente comunichiamo tutti ed è sempre più bello il fatto che ehm, iniziate a a parlare tra di voi perché la chat non è più fatta per essere vista da me, è fatta per essere vista da voi e quindi tra di voi vi parlate, vi date consigli, vi conoscete, create gruppi. So che ci sono, ci sono già persone che si sono incontrate, si sono viste, si creano amicizie, cioè mh, è nato per gioco, però sta diventando veramente una figata. Quindi mi sta piacendo tutto ciò e lo facciamo sempre di più tutti i giorni. Dimmi per favore, per favore quale colore è della tua aura? Che ne so, Inna eh, <ride> dovrebbe vedere qualcuno che vede le aure. <ride> uh, bene, 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 quindi facciate. Fa, sì, facciate, Fate, mh, Passate parola. Passate parola e condividete sempre di più. Tra l'altro, eh, quando non avete niente da fare, se vi sta piacendo tutto questo, andate a mettere una. Le 5 stelline sulle sul Follow the Flow e anche su Daniele Penna, perché come al solito stiamo dando fastidio a qualcuno, quindi c'è qualcuno che si diverte a mettere una stellina, una stellina, una stellina. Poi c'è anche qualcuno che ama Follow the Flow e che per sbaglio mette una stellina e lo so perché sta qui tutte le sere. Detto questo andiamo avanti. Andiamo <ride> Angela Geraci, ho una pila di quaderni sto mettendo in ordine gli appunti. <ride> no, Angela, ieri parlavo del quaderno delle Uh, quello di cui poi parlo anche nel, nel salto quantico cioè il quaderno dei fastidi il quaderno delle intuizioni quindi qualcosa da avere anche qui soprattutto mentre me, mentre viviamo questo flusso c'è qualcuno di torino Valeria secondo me uffo sai quante persone sono di torino Emanuele Rozzano ciao Dani ho perso la madre da molto piccolo ho avuto rapporti conflittuali col padre ora ho un'autostima sotto i piedi che mi impedisce di lavorare sentirmi accettato avere relazioni amorose complete le Cose credi siano collegate? Ho rimosso ogni ricordo antecedente La morte di mia madre, quindi mi manca qualche tassello del puzzle. Come ne esco? Uh, aggiorna le puntate sul canale YouTube. Allora, Emanuele, punta le puntate le ho aggiornate. Sono, siamo all'11, siamo indietro di una. In genere abbiamo un, un, un gap di una. Quindi domani metterò la 12 e questa verrà messa dopo domani. E, mh, hai rimosso la morte di tua madre, che probabilmente ti ha traumatizzato molto. Eh, le cose sono collegate? Penso assolutamente di sì. Uh, come questo ti abbia ridotto l'autostima, me lo dovresti dire tu, però, perché il fatto che tua madre muoia da giovane e da piccolo, e che tuo padre, ha, che con tuo padre, abbia un rapporto conflittuale, mh, non è detto che generi autostima, quindi ci deve essere qualcosa che la genera, cioè che generi la, la bassa autostima. Ci deve essere qualcosa che l'ha generata in qualche modo. È molto piccino che cosa vuol dire? Mh, prima di due o tre anni o proprio non l'hai mai vista o hai ricordi suoi? Il fatto che tu l'abbia dimenticato è, in genere è una protezione inconscia, cioè l'inconscio ti fa dimenticare o meglio mette sotto al tappeto uh, qualcosa che è opportuno, che tu non ricordi perché è troppo doloroso, però comunque ne subisci le conseguenze. Questo accade spesso con le violenze, con, con gli stupri, queste cose qua. E soprattutto te le farà ritornare in mente quando saprà e sarà consapevole che tu sei in grado di gestirle. Detto questo, io ti ritorno sempre al solito punto: Mh, cosa puoi fare? Aumentare le tue conoscenze. Perché finché resti nella non conoscenza, non avrai mai quella sicurezza in più, quell'autostima in più, eccetera. E quindi ti direi: studia. Studia, cresci, um, io ti continuo a dire il salto quantico, continuo a dire la PNL, perché sono cose che hanno, sono servite a me, con la PNL puoi fare veramente magia, soprattutto per queste robe qui, queste qui sono abbastanza semplici, cioè puoi giocarti con, con mille strumenti diversi, fare queste cose. E poi andando più avanti bisognerebbe capire il percorso dell'anima e tutta un'altra serie di motivazioni, però intanto si può lavorare su questo. Quindi aumenta i tuoi piani di conoscenza. Se hai seguito le, i flussi precedenti, ne parlavo appunto sempre dei piani di conoscenza. Quanta più conoscenza hai, tanto più è semplice risolvere problemi. Perché hai diversi punti di vista e diverse modalità per poterli risolvere. Quindi eh, ci sta, insomma, puoi, puoi fare questo. Uh, Stefano Livi, sei il nostro Morpheus, <ride> pillola rossa, pillola blu. <ride> Stefano, occhio che Lara di bacchetta. Lara è la nostra consulente editoriale. <ride> Siamo. Sì, ve, ve lo dicevo, stasera sono un po' rinco quindi tranquillo. Uh, Angelo, perché secondo te Gustavo Roll rimase scioccato dalla legge universale da lui scoperta? Potrebbe capitare anche a te visto che sembri pronto a tutto. Eh, io di Roll non ho mai approfondito. È un personaggio abbastanza dibattuto perché. Chi dice che c'è cioè, un sacco di cazzate ed era un mago, fondamentalmente, un mago tipo un prestigiatore. Chi dice da tutt'altro? Non avendolo conosciuto, non giudico quindi non posso, cioè, non, non, non ho proprio esperienza. Ma la legge universale mi sciocca tutti i giorni, eh, ma mi sciocca in bene, anche se la conosco, mh, mi sciocca lo stesso <ride> perché a volte ha una perfezione spettacolare. E, mh, anche adesso, qualche istante fa, voi non avete sentito l'audio per un semplice motivo, perché mi doveva arrivare qualcuno dalla regia <ride> che mi diceva guarda che l'audio non si sente e per fare questo sono andato a rivedere tutti i settaggi e ho scoperto che non avevo premuto il, la seconda volta il tasto di registrazione, quindi avrei perso la registrazione e voi non avreste avuto la registrazione dell'audio. Quindi nulla accade a caso, cioè era accaduto anche un evento banale che mi riportava a recuperare la situazione. Queste sono le cose che accadono nel flusso, ormai non mi scioccano più, queste sono banali, ma come queste ne accadono decine. Quindi uh, andiamo avanti. Lara Bellotti, le cose riemergono quando noi siamo pronti ad affrontarle. Sì, esatto. Mauro Farronato, la droga è un altro modo per evadere da ciò che non mi piace, è un modo a volte per non affrontare le sfide, per non dire i problemi. Eh, sì Mauro, tutto, tutto ciò che è addiction, quindi tutto ciò che è dipendenza, eh, serve per evadere da ciò che non ti piace. Cioè partiamo sempre da questo principio, ragazzi non ve lo dimenticate che alla base della nostra mente umana c'è un sistema che è banale, è veramente ridicolo che è il concetto di piacere e dolore, okay? che vale in tutti gli animali, cioè prima dei bisogni, prima della mente, prima della coscienza, prima dell'anima, di tutto quello che ci volete mettere, c'è un sistema di piacere e dolore, punto, easy, facile. Questo sistema di piacere e dolore esiste in ogni singola cellula, in ogni singolo essere vivente, quindi ce l'abbiamo noi a livello di essere umano, ma ce l'hanno ogni singola cellula del nostro corpo umano. Quindi mh, è proprio un principio radicato nel DNA ovunque. Non, non si può transigere. E se quando conosci quello che ti diventa tutto più facile da gestire. È normale che se hai una vita di merda, passami il termine, quindi non hai una vita piacevole, il tuo sistema piacere-dolore tenderà a scappare dal dolore e avvicinarsi al piacere. Perché deve stare in equilibrio, se no si ammazza. Quindi... Cercherà ciò che gli può dare piacere, cercherà ciò che gli può dare piacere in base alle sue esperienze. Se da piccolo avevi imparato ad avere piacere sfondandoti di Nutella e di burro d'arachidi, da grande ti sfonderai di Nutella e di burro d'arachidi per avere piacere. Il cibo è uno dei migliori piaceri, ma non a caso perché, eh, soprattutto i dolci, i, i dolci, lo zucchero ehm, è, è credo sia, anzi forse più dannosa della cocaina è comunque una droga bianca, è comunque una polvere bianca, ma fa molto, male, fa molto più male lo zucchero che la cocaina, secondo me, eh, attenzione, perché lo zucchero innanzitutto ti uccide lentamente, non è legale, costa poco, tra l'altro, e lo utilizzano tutti, quindi è il top per fare del male davvero. E lo zucchero dà delle, così come la cioccolata, ehm, dà innanzitutto un'addiction, quindi una, una dipendenza, e soprattutto ti genera quella chimica positiva. Che è tipico del piacere, vedi endorfine, vedi tutta quella chimica positiva che ti dà piacere. Quindi, nel momento in cui tu hai bisogno di piacere e il tuo metodo è la droga, ben venga la droga, ben venga. non è che ben venga, però se quella c'hai, quella te prendi. Quindi, mh, è un metodo per, per dimenticare: è un metodo per, mh, per sganciarsi un attimo dalla realtà spiacevole ed è un metodo per provare piacere. Ci sono mille altri modi per farlo, eh, attenzione, cioè se proprio devi provare a piacere invece di mangiare o, o, o di spararti droghe in giro, magari tromba, per esempio, che fa più bene, eh, quello fa più bene, cioè fa veramente più bene, non ha effetti collaterali, allora, dipende, perché poi se, se trombi o qualcuno ti rompe i coglioni, ti hai effetti collaterali peggio della droga, però... In linea di massima, se <ride> organizzi bene, eh, fare sesso è sicuramente molto più piacevole che sfondarsi dei dolci o che farsi di, di, di droghe varie. Però ci sta, eh, Mauro, il concetto è quello: siamo sempre lì, piacere e dolore. Mm, se ricordate questo, non, eh, non sbagliate mai, cioè tutto si riduce al piacere e al dolore, sempre, sempre, tutto. Vediamo, Raffaele Liguori, ciao Daniele, è possibile che ci si ingrassa per allontanarsi da un dolore? Eh, sì, Raffaele, te l'ho appena spiegato. Eh, ci si allora, ci si può ingrassare per più motivi. Uno, perché inizi a provare piacere col, 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 col cibo e quindi ti sfondi e, e di conseguenza ingrassi. Due, il grasso potrebbe essere un effetto, o meglio... Potrebbe essere una protezione, ad esempio, se qualche persona mi ha, mh, mi ha fatto del male e io mi voglio allontanare dalle persone, quindi voglio mettere tra me le persone degli strati di grasso in grasso, okay? Quindi se ho problemi relazionali potrei ingrassare per questo. Se non voglio far avvicinare le persone in grasso, uh, se ad esempio ho vergogna o ad esempio uh, succede che, mh, non so, uh, ragazze... Um, Ragazze che sono state stuprate perché erano belle, comprendono che la loro bellezza legano alla bellezza il dolore quindi, cosa fanno? Si imbruttiscono, cioè si ingrassano come delle botti. Così almeno non sono più attraenti e non provano dolore. Ci sono mille modi. Eh. Ci sono mille motivi per cui si ingrassano. Per cui. Anche lì c'è sempre un motivo, e, e poi c'è gente che si può sfondare di qualunque cosa e sembra che sia un inceneritore. Eh, vi dico un'esperienza che a volte racconto: mh, per un periodo sono stato con una ragazza russa che portava una 36, okay? era magrissima. Ed era un vero e proprio inceneritore, cioè, mangiava quando andavi al ristorante, portavano i piatti, continuavano a portarli a me. E dicevo: No, è suo, no, è suo, no, è suo. Che alla terza volta la, la cameriera, in genere, si ferma, mi dice, mi guarda, e mi dice: che cazzo se li mette? <ride> Perché era, era veramente magrissima. Poi, cosa succede? A quel punto, ovviamente, da bravo PNLaro, cioè da uno che conosce la PNL. Devo capire qual è la sua strategia perché, scusa, spiegami dove diavolo te li metti perché non hai proprio spazio nello stomaco, cioè non ci va quella roba e io vedo scomparire sembra un buco nero, un pozzo senza fondo dove la roba entra e non si sa dove finisce. Quindi volevo capire la strategia. Insomma, le, eh, facciamo un po' un lavoro in regressione e andiamo a finire a tre anni. Tre anni. In una scena in cui lei in Russia con la mamma attraversano sulle, uh, sulle strisce pedonali e di fronte incrociano una signora grassissima. In quel momento la bambina la guarda, l'osserva, la piccina, tre anni, e dentro di lei dice: Io non diventerò mai così. In quel momento quella bimba ha scritto quella credenza all'interno della sua mente. In quel momento tutto il suo corpo si è organizzato per far sì che lei non diventasse mai così. Quindi ha accelerato il metabolismo in una maniera allucinante, tanto da non solo poter mangiare qualunque cosa, ma non ingrassare di un grammo. Vi ripeto, quando andavamo a comprare la roba da vestire andavamo da chicco, cioè andavamo nella sezione bambini, perché 35-36 di, di, di pantaloni non li trovi. O 34, no, forse, si esagerava, Forse 34. Insomma, era, era bisogna andare tra i bambini 15 anni, uh, Mabel Perugini. Anche il sesso può diventare una dipendenza. Sì, dipende sempre come lo organizzi, Erika. Tromba, tromba a te, trombi. Eh, sì, certo. <ride> mette. E, dipende sempre come, come lo fai e, e con chi. E sempre per quale bisogno, cioè se lo fai per piacere o se per bisogno, perché sennò no diventa sì anche quella una, una dipendenza. Uh, Gianluca Siro in realtà sottomentite spoglie perché c'è Rosaria dietro <ride> e mi dice Rosaria è la persona con cui ho fatto quel video per i bambini e per le scuole, tra l'altro è un progetto che dobbiamo riprendere, prendere in mano e, e portare avanti. Eh, io invece continuo a dimagrire, potrebbe sottintendere la paura di farsi vedere? Sì, il, um, il fatto di essere magri in genere è. Eh, è sottintende la, uh, la ferita del rifiuto, se non ricordo male, eh, per cui se io ho il rifiuto come ferita madre, c'è quindi come ferita principale... Cerco di rendermi quanto più piccolo possibile per non farmi vedere. Ok? Quindi i magrissimi in genere hanno una ferita da rifiuto. Eh, quelli che invece hanno una ferita da, 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 da abbandono, quindi non sono accettati, e se devono far vedere, ingrassano <ride> perché si devono far vedere. Quindi dipende sempre un po' da, ovviamente, questo non è Bibbia, e attenzione, mh, sono sempre interpretazioni, però c'è sempre una logica dietro. Cioè, si può ingrassare per farsi vedere, si può ingrassare per non farsi avvicinare, si può dimagrire per non farsi vedere, quindi per essere sempre più piccino, per, per occupare meno spazio possibile, ok? Cioè, i miei genitori non mi volevano, allora facciamo che io sparisco, non mi faccio neanche vedere. Marco Ciapparelli, puoi spiegare per fuori i passi per cominciare il digiuno? Allora Marco, uno, leggi dei libri di Eret Il digiuno, mi ricordo come si chiamano, se qualcuno... Cioè la dieta senza muco, vabbè che vi, vi, quello è proprio base E il digiuno consapevole, una roba del genere Comunque leggeteli perché ci sono dei disclaimer importanti, delle avvertenze importanti Che il digiuno può essere mortale sei fatto male. Ovviamente non ti puoi sfondare eh, fino al giorno prima e poi fare un digiuno il giorno dopo, devi andare in preparazione. Eh, considera anche che la mia preparazione è, è già a metà, nel senso che io vivo in una nazione in cui non mangio cereali, o, o se li mangi li, ne mangi una quantità talmente ridicola che non fa testo, a differenza di un italico, di un mediterraneo che si basa tutto a cereali. Cereali vuol dire cornetti, pasta, pizza, tutto. Eh, tu, tutto ciò che è farina. Biscotti, tutto. Cioè, io mh, quando, quando mi capita di, di, di venire in Italia e vado nei supermercati, mentalmente faccio questo gioco, comincio a escludere tutti i reparti dove ci sono cereali. E praticamente rimane niente. Cioè, se, se escludo cereali, eh, latticini e carne... Quel supermercato potrebbe essere 50 metri quadri perché ti rimane soltanto la frutta e la verdura. Basta, che infatti, è quello che dovresti mangiare. <ride> quindi, ehm, quindi eh, preparazione: innanzitutto. Comincia a eliminare i cereali. Allora, prima leggi di quei libri, poi, le, poi elimina i cereali. Poi eh, vai a frutta vabbè latticini. Quello già si presume che non li mangi. E poi vai a frutta e verdura almeno, questo è quello che faccio io. Eh. Poi vai a sola frutta, eh, riducendo, i, riducendo sempre di più. Eh, aumenti drasticamente l'acqua, quindi, anzi, prima dovresti farti pure tutta la, la, la procedura dell'acqua. Vediti il mio video: eh, il tuo corpo implora acqua, che è fondamentale, quindi, prima devi riaddestrare il corpo a bere acqua, perché durante il digiuno berrai 5-6 litri al giorno. E quindi mh, cominci così. In realtà la vera purificazione è, è proprio questa settimana che sto facendo, cioè quando mangio solo frutta, perché il mangiare solo frutta ti fa mh, ripulire tutto l'intestino, ti fa andare in bagno un sacco di volte. È chiaro che la senti la botta se non sei abituato. Io per quanto non è che chissà che cosa mangi, però già due, tre giorni a sola frutta inizio a sentire un po, di, un po' più di stanchezza il corpo mi sta, si, si deve riabituare al nuovo ciclo poi quando vai a digiuno stai quei 2-3 giorni una volta che superi il calo glicemico che il corpo si passa da, da, da zucchero a grassi vai, vai spedito e poi c'hai ver veramente energia da vendere io l'ultimo digiuno che ho fatto è stato di 23 o 26 giorni se non ricordo male quindi adesso vediamo vediamo che cosa succede Ah, andiamo avanti. Rosanna, io faccio regolarmente yoga, meditazione, sono diventata vegana, mi diverto a cucinare, mi alleno sempre, lavoro, studio e leggo, grazie a te. Bevo tantissima acqua. Brava Rosanna. <ride> uh, Laura, che gruppo sanguigno sei? Ne abbiamo parlato l'altra sera dei gruppi sanguigni. Io sono eh, 0RH negativo, il sangue non umano. <ride> Angelica, io sono io mangio sempre così. Mi dicono che sia normale e falli di che te frega. Tu continui a mangiare così, o meglio, se stai bene, mangia così. Ciao Ivi, sono Ivi di Bergamo. Uh, Ivi, da quanto tempo? Senti, ma siamo anime reincarnate perché continuiamo ad aumentare di numero. Quindi se ne riproducono altre di nuove, illuminami per favore. <ride> Ivi allora, non lo so, sai questo, non lo so. In realtà, non è che stiamo accrescendo di numero, eh, un, ci, ci stiamo autodistruggendo. Quindi, in realtà, si muore sempre prima. Per cui, non, eh, non lo so se stiamo aumentando di numero. E come funziona il numero delle anime non te lo so dire cioè la, il punto di generazione delle anime la macchina di generazione delle anime non lo so è un'informazione che ancora non ho non mi è ancora arrivata se ne potrebbero creare mh, se ne potrebbero creare tante di ipotesi però non, non ti so dire non ho esperienza personale Michele Arbucci oh, oggi Michele mi fa una domanda interessante Daniele la melatonina è <ride> la melatonina, Dio buono. Allora, la melatonina me la studiai quando avevo... Oddio, era il 95, quando scoppiò il caso di Bella. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Di Bella, medico che praticamente è stato ammazzato. Cioè l'hanno fatto fuori non, non, non come omicidio, ma l'hanno fatto fuori con, con la pressione. E aveva scoperto un modo per curare i tumori. La base era la melatonina la melatonina è l'ormone dell'eterna giovinezza eh, ricordo, tra l'altro devo ritrovarlo, devo trovarlo dai giudei miei c'era cioè, questo libro immenso che, dove mi sono fatto una cultura sulla melatonina che era spettacolare, a suo tempo in Italia era vietata io la importavo dall'America, costava pochissimo la melatonina costa veramente poco considerate che la melatonina è un ormone che noi generiamo che genera la nostra ghiandola pineale che teoricamente mh, uno dei tante, una delle tante funzioni è il... Uh, la, il bilanciamento del, ci, del ciclo sonnoveglia infatti viene spesso usata per il jet lag per cui quando voi fate dei viaggi non so se venite in Cambogia o in Thailandia fate questi viaggi dove vi trovate 6 ore di fuso orario andate a dormire, vi sparate un po' di melatonina il giorno dopo il ciclo si è riorganizzato voi state tranquilli ma in realtà la melatonina non fa solo questo la melatonina fa di tutto ecco perché dovrebbe e vi dico, è l'unica cosa che prendo Uh, io quando vado a dormire, qualunque sia l'orario, anche se bisognerebbe andare a dormire teoricamente sempre allo stesso orario, secondo quello che dicono determinate persone, ma io vi dico, seguite il flusso del vostro corpo, cioè fate come fanno gli animali, quando hanno sonno dormono, quando non hanno sonno sono svegli. E quindi anche questo, però mi rendo conto che una cultura normale con degli appuntamenti, con delle cose, diventa difficile. E, però se riuscite meglio, infatti io sto iniziando a prendere questi cicli perché mi tengo come appuntamento quello di stare sveglio a quest'ora, però ieri sono andato a dormire alle 7 del mattino, mi sono svegliato alle 2 del pomeriggio e, e poi se ho sonno magari eh, mi avviocco mezz'ora quando mi serve, adesso soprattutto che sono in preparazione per il digiuno, per cui la melatonina è l'ormone dell'eterna giovinezza, così viene detto, ha delle qualità immense, andrebbe secondo me integrato, è l'unica cosa che integro, lo so che gli integratori fanno cagare, non servono, bla 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 bla, eh, della melatonina ne studiai talmente tanto che secondo me sarà pure una mia credenza, mm, io continuo a prenderla. Uh, adesso in Italia è disponibile, costa tantissimo, uh, secondo me se la trovate su internet io la pago pochissimo, cioè, considerate che 300 pillole costano pff, 30 euro. In Italia 30 pillole costano 30 euro. E, um, è un ormone che noi produciamo normalmente e che dai 40 anni in su diminuisce sempre di più la produzione, quindi andrebbe integrato sempre di più, teoricamente. Questo è quello che eh, potrebbe essere utile fare. Ci sono dei cibi che la contengono, ma comunque ne contengono in quantità molto minima, eh, 3 mg bastano e avanzano per uh, 3 o 6 se siete già in età più avanzata. Eh, non fa male, non ha effetti collaterali, e di bella ci curavi tumori con quantità estreme, cioè parliamo di decine e decine di grammi. Eh, però ragazzi eh, studiatevela mm, mi hai lanciato questo assist Michele vi dico informatevi su che cos'è la melatonina e poi fate la vostra, uh, la vostra scelta io personalmente è l'unica cosa che prendo uh, male non fa uh, qualcuno ha avuto sogni particolari ha avuto fastidi particolari avete iniziato a scrivere sul vostro quadernino avete qualche intuizione particolare qualcosa siete, siete guariti da qualcosa avete compreso qualcos'altro chi lo so uh, Giampiero il sito no io la prendo qua eh, la prendo in loco quindi non è un sito uh, qui la trovo ovunque quindi la trovo a Bangkok ci sono pff, ovunque eh, 60 microcompresse in Italia 15 euro è una follia. Perché io ne pago, ripeto, 300 a forse 30-40 euro. Quindi. comunque compratela, cercatela online, la trovate. Malegvata ve la fate arrivare. Uh, ve la fate arrivare dall'America. Dall Sullo sito Cina viene chiamata Ormone dell'amore. Eh, Anita, sì, guarda, ti consiglio sullo sitocina il, uh, il video e il libro di Bruce Lipton, L'effetto luna di miele, bellissimo. È uno degli ultimi videocorsi che ho visto, è veramente una figata. Eh, noi ce l'abbiamo suonera, però singolo non c'è, ci dovrebbe stare insieme alla, mh, alla Lipton Anthology, quindi tutti i corsi di Lipton. Lui è un biologo cellulare, ti spiega esattamente come funzionano le cose, soprattutto a livello chimico, a livello biologico. E, e spiega proprio questo sull'ossitocina, sull'ormone dell'amore chiamato, l'ormone dell'amore. Sì, ma e poi è anche quello che ti, ti può creare gli effetti collaterali nella vita a proposito di questo, non tanto proprio come ormone, ma come relazioni. Ciao Daniele, Stefano della Monica. È possibile che la nostra reazione a certi traumi segua gli schemi forniti anche dalla fiction. Se cioè, ad esempio qualcuno si separa, perde il lavoro o ha un lutto in famiglia, può capitare che si disperi con le stesse modalità di un film. Che ne pensi? Uh, Stefano, voglio. <ride> Ma sì, la televisione serve a questo, a condizionare, a darvi, a darvi, a darvi quelle strade che non avete. Cioè, se voi non avete mai visto morire qualcuno, voi non avete riferimento dei vostri genitori, dei vostri zii, qualcuno che avete visto, allora guardate in televisione. Poi dipende, perché se poi vi, vi, uh, vi, come dire, vi impersonificate nei, nei, nei personaggi e li idolatrate, quindi diventano i vostri idoli, diventano i vostri mentori, è, è lì sì che iniziate a, com a comportarvi come loro. Ricordatevi che. Il mentore è colui che ti fa da guida, è un po' il tipo, il coach, no? È colui che è, è l'esempio da seguire. E perché in televisione venite bombardati da esempi eh, tipo quelli di amici o di uomini e donne o di ste cazzate qua? Perché tendono a farvi diventare così. E che cosa insegnano lì? A competere, a incazzarsi, a. a fotte ste cazzate qua. Quindi vi. Mh, Uh, vi infilano giorno per giorno a goccia i comportamenti che dovreste avere. E così è. E poi quando vi capita, eh, quello avete come riferimento e quello usate. Allora, vediamo. Silvia Di Lido. La prendo tutte le sere, la pago 15 euro una bottiglietta. Inoltre mia mamma l'avevano data per l'oncologia integrale. Eccolo. Bene, bene. <ride> Metteremo, <ride> devo trovarmi la tonina da vendere a sto punto. Devo vedere se riesco a trovarla. Visto che costa così tanto, vedo se riesco a trovare qui qualcosa da potervi spedire, forse mi sa che vi conviene. Uh, Desiree, Daniele, la frase che hai pubblicato recentemente è arrivata al momento giusto, ciò che ti fa paura è la prima cosa che devi fare. Esatto, Desiree, è lo stesso principio che abbiamo detto nel quaderno, no? nel quaderno dei fastidi. I fastidi, ovviamente i fastidi fanno riferimento anche alle paure, quindi tutto ciò che sono emozioni negative, sono la base di quello che devi fare, sono la base di quello che devi risolvere. Eh, Desiree, a proposito di questo, guardati il mio video che si chiama Il padre di tutti i video. Cerca proprio il padre di tutti i video, scritto proprio così su YouTube e guardalo e capirai questo principio. Silvio. Ho sognato per la prima volta che usciva latte dal mio seno. Strano, a 60 anni. Ti è venuto per caso ultimamente la, lo spirito materno? Miriam. Ti è arrivata la comprensione di una malattia. Mi alzo dal letto per scrivere l'intuizione. Si fulmina la lampadina toccandola. <ride> il mio inconscio mi protegge per tenermi lontana dalla ferita che è il motivo per cui tra l'altro si è generata ah no aspetta è una domanda, ricominciamo arrivata alla comprensione di una malattia mi alzo dal letto per scrivere l'intuizione, si fulmina la lampadina toccandola perché tocchi la lampadina soprattutto? vabbè, il mio inconscio mi protegge per tenermi lontana dalla ferita che è il motivo per cui tra l'altro si è generata, ok Potremmo interpretarlo in modi diversi. Innanzitutto perché hai toccato la lampadina? Eh, è una, perché in genere uno non tocca una lampadina. Uno in genere accende la, una lampada ma non la tocca la lampadina. Questo mi fa. Tu normalmente tocchi la lampadina? Perché mi verrebbe da chiedermi se è una cosa che fai sempre o che hai toccato la lampadina solo in quell'istante. Perché a questo punto diventerebbe anche un'altra un interpretazione contestualizzando questa cosa. Anna Paola Siotto, solo ad ascoltare la tua voce, sto imparando a lasciare andare. È la cosa più difficile per me, anche fisicamente soffro di contratture, rigidità ritensione ritenzione idrica. Allora Anna ehm, Anna Paola. Chiedo tutte le sere, brava. Beh, sta iniziando a, a fare effetto. A questo punto. Sì, ma l'obiettivo è proprio questo, eh. Il bello di questa trasmissione è che sta diventando un appuntamento, anche, mh, cioè, essendo giornaliero, diventa una guida. Uh, quindi ci sei quasi costretta a fare qualcosa perché invece di stare appunto nel solito sistema sei costretta a ragionare in una maniera diversa in mezzo a persone che ragionano con la stessa energia, con la stessa vibrazione. Quindi mh, le cose accadono. Vedrete che più si va avanti, più si starà assieme, più le cose accadranno sempre di più. Eh, la cosa più difficile per te, mi dicevi, anche fisicamente soffro di contratture, e la contrattura è classica, trattieni, cioè stai, stai contratta, il contratto è quello che sta teso, sta, sta rigido appunto. La ritenzione idrica, anche questo, Anna ti sei vista il mio video sull'acqua? Perché la ritenzione idrica, il corpo, ricordatevi che ritiene l'acqua quando voi non gliela date, cioè questo è un principio logico. Eh, ricordate che il vostro corpo si adatta alla condizione in cui voi lo mettete. Per cui se voi insegnate al vostro corpo che vi bevete 2-3 litri d'acqua al giorno, il corpo sa che non ha bisogno di ritenere acqua perché tanto voi ve gliela date costantemente. Ovvio che se non bevete acqua o bevete soltanto spritz o ro altra roba, il corpo dice: Oh cacchio, eh, questi qua l'acqua non me la danno. Quindi quella quel mezzo bicchiere d'acqua che bevete è acqua, ricordatevi: acqua! Acqua punto H2O. Basta, non esiste tè, Coca-Cola, vino, frutta. No, acqua è acqua. Non mi venite a dire, ah, vabbè, ma pure nella birra c'è acqua, non c'entra niente. Ricordate, io lo spiego nel video. L'acqua è la nostra fonte di energia. Quando dovete creare, quando il corpo ha bisogno di, di fare dei processi di purificazione o di qualunque tipo di processo ha bisogno di energia, quindi brucia acqua. Cioè, noi abbiamo delle pompe idriche all'interno di noi che, che generano energia. Quindi se voi gli bevete birra, per digerire quella birra, per scindere, eh, per eh, disattivare l'alcol, per fare tutto quello che deve fare, ha bisogno di energia, quindi ha bisogno di acqua. Quindi la birra non vi dà acqua, ve la toglie. Tutti gli altri liquidi che non sono acqua, vi tolgono acqua dal corpo, non ve la danno. Cioè voi siete convinti di bere e di idratarvi, in realtà vi disidratate ancora di più. La disidratazione è uno dei, maggior, dei maggiori problemi di malattie. Eh, se sono stati fatti degli studi che in un ospedale l'85-90% dei malati è disidratato quindi alla base c'è cioè, cioè acqua, considerate che siamo fatti il 75% di acqua il nostro cervello del 90% è spicci quindi mh, siamo fatti di acqua se non gliela date e siamo fatti di acqua e non di birra, non di spritz, non di altro siamo fatti di acqua <ride> quindi... ehm... E quindi via. Quindi, quindi Anna Paola, bevi: Bevi, 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 aspettate, che vedo che si è disconnesso qualcosa. Che è successo, mi, mi sentite, ragazzi? Mi sentite e mi vedete soprattutto, ok, dice che si è riconnesso. Mi dovreste vedere. Um, vediamo un po'. Uh, vediamo se qualcuno mi ha risposto. Anna Paola. Cosa consigli per diminuire i dolori muscolari articolari? Eh, Oana, cosa consigli per diminuire i dolori muscolari o articolari? Innanzitutto ditemi se mi sentite perché mi si era staccato Mi sentite? Prova, prova, prova mm, Io spero che mi sentiate, va bene eh, Dunque, cosa puoi fare per i dolori muscolari articolari? e articolari? Comprendi che cos'è che, mm, che ti fa stare così contratta Comprendi che cos'è che ti fa stare così tesa eh, un po' di meditazione non ti farebbe male guarda eh, vai su mh, dovrebbe esserci disponibile all'interno di regali per te se vai su anaera anaera.net regali per te c'è una o più meditazioni e ci dovrebbe essere anche quella del, mh, del rilassamento comunque sia qualunque meditazione di far rilassare anche quella del prana dorato però ce n'era una, una proprio sul rilassamento è gratuita trovate tutto gratis su regali per te eh, quella dovresti proprio iniziartela a fare più e più volte. Mi dovresti imparare mh, a usare la meditazione per sciogliere i muscoli. Per, uh, proprio per, per entrare in uno stato di rilassamento. Allora, Anita, sai cosa mi succede in questo ultimo periodo? Mi addormento e quando mi sveglio mi rendo conto che mi sento carica e potrei benissimo alzarmi. Prima ero drogata, non mi bastava mai il sonno. Bene, bravo. Cosa hai cambiato? Cosa è, cambiato? Cos è successo? Stai facendo qualcosa che ti piace la mattina o stai, eh, ti stai intossicando di meno e quindi hai bisogno di disintossicarti meno? Maria Giovanna Arena, Daniele, come si possono tenere a distanza le energie negative che emanano persone che vivono nella stessa casa? Cambiando casa, Maria, è molto semplice. <ride> cioè, non hai bisogno <ride> di non è che gli puoi mettere gli puoi sventagliare la salvia bianca in faccia a tua madre o al tuo compagno o a qualcun altro. E cambi casa te, fai prima. Ma il film che hai parlato all'inizio come si chiama? Quale film? Ho parlato di un film all'inizio? Ah, no, ok, quello che vi devo mettere su Bernays. No, non lo so. È un'intervista. La, la stavamo lavorando. Cercherò di metterla su Youtube magari stasera o domani. In qualche modo, a brevissimo, la vedrete. Noemi, Il salto quantico. A che età si può iniziare a vedere? Eh, da quando inizi a capire le parole eh, considerando il linguaggio ti direi 10 anni, 12 anni tranquillamente pure prima si sì, dipende da quanto hai istruito il bambino <ride> però più o meno dieci, 10 12 anni tranquilli Federica Sicilò, musica 432hz da ascoltare tutta la notte, effetti benefici Boh, se ti rilassa continua Tiziana cosa ne pensi della tecnica EFT? L'Emotional Freedom Technique um, può avere un senso. Uh, L'Emotional Freedom Technique, per chi non lo sa, um, si basa sull'agopuntura. I principi dell'agopuntura funzionano, quindi c'è cioè un, un intero mondo orientale che vive di determinate conoscenze e hanno sempre funzionato. L'FT trasporta i concetti dell'agopuntura, quindi dei meridiani, della del, del passaggio di energie, eccetera, del blocco di energie, attraverso una tecnica discretamente semplice che va, che poi è la cupressione, quindi il, il tamburellamento delle dita al posto del, degli aghi. E, sui vari punti che devono andare a risolvere determinate cose. Eh, io l'ho conosciuta, l'ho usata, è sicuramente un buon modo per iniziare ed è sicuramente un buon modo per focalizzare l'attenzione su quello che mh, deve essere risolto, anche perché poi durante il tamburellamento c'è una ripetizione di, di affermazioni in genere e potrebbero avvenire delle cose, potrebbero arrivare delle intuizioni, potrebbero arrivare delle soluzioni ma anche se non arriva niente, hai comunque magari mezz'ora al giorno che ti dedichi a te, dedichi alle cose che devi risolvere, quindi già hai una presenza, e diventa anche una sorta di meditazione, una ripetizione, un mantra, ci sono diverse cose che possono essere utili con, con il discorso dell'FT. Se volete approfondirlo sempre su Anaera c'è il, il corso di EFT volendo. <ride> se mi fate fa pubblicità, però se ce l'abbiamo... Eh... E, Daniele, quando ci sarà un corso di riflessologia plantare sull'e-commerce? Quando avremo un bravo trainer che ci permetterà di, di, di condividerlo? Uh, la risa, Dani, da qualche giorno, soprattutto da quando ascolto te, mi fa male la cervicale e le spalle. Ho i muscoli delle spalle contratte non riesco a muovermi facilmente. è Colpa mia la risa. <ride> ci sta, eh? Preparatevi, preparatevi perché potrebbero cominciare a esplodere dolori. Eh, potrebbero i messaggi diventare più veloci Il, um, la cervicale le spalle eh, muscoli contratti spalle bloccate non riesco a muovermi facilmente ok non riesci a muoverti facilmente È questo che mi interessa non riesci a muoverti facilmente la risa soprattutto quali tipo di movimenti non riesci a fare non riesci a guardarti indietro non riesci a girarti indietro perché quello potrebbe essere un grosso messaggio. Cioè, se il se ah, tra l'altro a causa o, o grazie a questi flussi cominci a comprendere questo. Potrebbe iniziare la tua mente ad avere dei ragionamenti nuovi, con delle logiche nuove, con dei punti di vista nuovi. E il um, e inizia a darti dei messaggi più chiari anche da un altro punto di vista ricordate una cosa tra l'altro ragazzi questa è una cosa fondamentale ed è questa diventerà veramente magia le vostre menti soprattutto di chi sta spesso qui con noi nel momento in cui sanno che dall'altra parte c'è qualcuno che li può aiutare a decodificare un messaggio ve li fanno arrivare più velocemente quindi quando vi arriva qualcosa e magari vi arriva alla mente cavolo stasera lo devo chiedere a Daniele fatelo perché potrebbe darsi che la mente, quando sa che voi vivete in un ambiente in cui ogni sera c'è questo incontro dove ci si può interfacciare con me e con tanti altri che magari l'hanno già risolto, vi aiuta in questo e vi fa arrivare qualcosa che prima non vi avrebbe fatto arrivare. Prima dicevamo "non ti farà mai scoprire qualcosa che ha rimosso fino a che non si rende conto che tu sia in grado o sei in una condizione favorevole per poterlo comprendere". O per poterlo risolvere, quindi potrebbero capitare che vi vengano fuori delle cose eh, nuove che possono essere interpretate proprio per il fatto che stai qua perché ti possiamo dare una mano noi. Quindi, la risa, il concetto di cui ti dicevo, eh, esatto, girare la testa, perfetto. Quindi, la risa, devo, devi muoverti con tutto il corpo. Ne so, qualcosa fa benissimo perché è stato uno dei miei problemi ed è stata una delle mie più grandi illuminazioni. Eh, nel mio caso fu: non posso girarmi indietro, quindi devo smettere di aspettare gli altri, vado avanti per la mia strada. Eh, ti chiedo se, ad esempio, sei una persona che eh, in qualche modo mh, mette gli altri prima. Uh, li aspetta. Eh, se non riescono, ci perde tempo sopra. Anche alle persone che magari non vogliono crescere, a per quelle persone che pure se tu gli dai una mano non gliene può fregare di meno, oppure vogliono continuare. Mh, mh, ci sono persone che tu cerchi di, a, a, di tendere la mano per portarli avanti e loro cercano di prenderti la mano per riportarti indietro. Ok? Queste persone sono tossiche. Eh, Sono quelle, son quelle palle al piede che in, non ti permettono di andare avanti velocemente. Eh, io, io ero così, ero così due o tre anni fa, me lo ricordo perfettamente. Ebbi uno dei miei, forse il peggiore eh, torcicollo in assoluto. Mi dovevo girare con tutto il corpo, ed era proprio il concetto che dovevo smettere di aspettare gli altri perché, insomma, se no, veramente in questa vita passi una vita. Aspetta gli altri, e gli altri non vedono l'ora che tutto è fermo e aspetta loro. Perché non vogliono in realtà crescere, ma vogliono fondamentalmente che tu gli risolvi, o meglio, gli, gli soddisfi i loro piaceri e bisogni. Ecco, esatto, sono una, sei una persona che cerca di capire e comprendere tutti, brava la risa. Eh, appunto, <ride> eh, mi va bene comprenderli, però comprendi solo quelli che trovi davanti a te, non comprendi quelli che stanno dietro. Cioè, comprendi quelli che stanno sulla tua strada davanti, che ti possono insegnare che ti possono uh, aiutare ad andare avanti velocemente sulla tua strada perché se continui a girarti indietro non andrai mai da nessuna parte provate a guidare una macchina girandovi indietro vi schiantate dopo qualche minuto oppure dovete andare così lentamente da praticamente stare quasi fermi quindi mh, non si può andare avanti con la testa girata indietro e questo è il principio e probabilmente in questi giorni ti si stanno stanno venendo fuori un po più di robe e che, che stanno uscendo la risa trovo sempre scuse e spiegazioni del comportamento dei miei cari ecco appunto <ride> la risa appunto ti sei dato una risposta Allora, adesso hai capito il tuo torcicollo andiamo avanti ho letto prima qualcosa uh, chi che ho chiesto di biglino forse Angelica, ecco, qui mi dà un bello spunto Angelica, io conosco vecchi che fumano e bevono e danno 90 anni e se ne fottono di tutto Il segreto è quello Il segreto è fottersene di tutto Ragazzi, il segreto dell'eterna giovinezza non è il cibo, l'essere vegano, la melatonina, gli, tutte quelle cagate lì No, l'unico vero segreto dell'eterna giovinezza è che poi in realtà è... Il segreto che porta, um, che, che ti diranno tutti gli ultracentenari. Se tu intervisti tutti gli ultracentenari, hanno una cosa in comune: se ne fregavano di tutto e di tutti, cioè se ne sbatte, se ne fottevano di tutto. Ciò vuol dire che lasciavano scivolare tutto. Cosa vi ho detto? Perché serve il quaderno? Perché qual è, qual è il nostro obiettivo? Riuscire ad arrivare a un punto in cui niente ci tocca, tutto ci scivola. Cioè dovremmo avere un impermeabile addosso che qualunque cosa ci buttano addosso scivola. Come sapete ormai ci sono nuove, i, i nuovi tessuti a, a nanotecnologia che non si sporcano neanche, scivolano soltanto. Non solo ci deve scivolare quello che ci arriva da fuori, ma dobbiamo ripulirci da tutto quello che abbiamo dentro. Quindi ci ripuliamo da quello che, 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 che abbiamo dentro e, e non ci dà più problemi. E nel momento in cui ci siamo ripuliti da quello che abbiamo dentro, da fuori non ci tocca più nessuno. Questo è il vero segreto della giovinezza perché vivi senza stress. Lo stress è la, è la causa di tutte le malattie. Tutto quindi, così è. Quindi, sì, questo è il vero segreto. Maria Teresa, come si fa a fregarsi? Allora, fregarsene. Attenzione, non, non, non ho usato un termine sbagliato. Non è fregarsene è non lasciarsi toccare, che è diverso. Cioè, io non, mi, non me ne posso fregare di cose che magari devo risolvere. Però se le risolvo senza farmi toccare, senza arrabbiature, senza stress, senza rotture de scatole, cioè senza che io abbia un qualcosa di emozionale all'interno. Questo è. Cioè, eh, se c'è un problema, non sto lì. Non è che mi viene eh, la gastrite perché lo devo risolvere. C'è cioè, un problema si risolve. È una nuova sfida, troviamo il messaggio, troviamo il bello, troviamo il dono, risolviamo questo cazzo di problema. Ma non mi tocca, ok? Eh, anche se qualcuno cerca, non so, eh, cerca di farti del male o cerca, adesso è divertente perché con, eh, con queste trasmissioni atti attiriamo gli haters, no? quelli che, che ti odiano o che comunque devono rompere il cazzo, ma arriverà sempre di più, appena cominciamo a toccare un po' di argomenti vedrete, arriveranno gli influencer, quelli che cercano di, 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 di rompere le scatole e, per cui, che fai? Ti viene da ridere, ti diverti, perché poi fondamentalmente quando conosci un po', e torniamo sempre alla conoscenza, quando conosci un po' le cose, comprendi che dopo tutto è gente loro bisognosa, cioè loro che in qualche modo provano dei fastidi e stanno usando te come specchio per poter, cioè, o meglio, come valvola di sfogo per i loro cacchi. C'è una c'è una, una bella metafora che si usa in questi casi ed è il, um, la, la storia zen no? di un, un tizio che va dal maestro zen e gli comincia a inviare contro e non va niente, è un buffone, lei di su, lei di giù, bla 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 incazzato nero e, e il, il maestro zen sta lì per imperterrito, non gli frega niente cioè, lo, lo ascolta tranquillamente, beatamente. E l'allievo gli chiede, maestro, ma come fa a, a, non, a non farsi toccare da questo? Il maestro gli dice, scusami, quando tu mi porti un regalo, se io non l'accetto, di chi è quel regalo? Eh, è ancora mio. Perfetto. Se tu mi porti la tua rabbia, se io non l'accetto, di chi è quella tua rabbia? E la risposta è lì. Quindi, mh, siete voi. Che accettate di farvi fare del male, siete voi che accettate di, uh, di prendere l'emozione. Siete voi che accettate lo stimolo, l'istigazione. Siete sempre voi che l'accettate. Cioè è tutto parte da voi, è sempre una vostra scelta. Certo che se avete ancora una valanga di trigger, una valanga di, uh, di neschi, di, di, di punti, di, di ferite aperte dove chiunque può entrare, lì toccare e farvi del male, è, è appunto, ecco perché serve il quaderno dei fastidi, perché quello è il momento, quello è il punto che dovete andare a risolvere prima possibile, così che la prossima volta che qualcuno lo ritocca non vi succede niente. Uh... Daniele, cosa indica... Il dolore incisivo centrale inferiore sinistro. Eh? Ma sta parlando in dente? Eh, oddio, sui denti c'è un mondo, perché ogni dente ha un significato. Dovresti vedere su Metamedicina, dai un occhio su ogni sintomo. Un messaggio. Allora, Erika, sto cercando l'equilibrio tra il troppo ego e l'ego zero. <ride> l'ego zero sembra una, una bevanda, ego zero. <ride> so che non gli, diamo, non gli diamo idea alla coca cola se no ti crea ego zero so che l'ego ci protegge ma il contrario ci fa perdere la missione hai considerazioni da fare? perdoni l'insistenza ma ho bisogno di segnali e, ma allora l'ego zero è impossibile perché l'ego ripeto ci va compreso fondamentalmente ragazzi allora il... vi faccio questa metafora quando siete piccini vi succede qualcosa che vi fa veramente male, ok? Quando vi accade questo, c'è una parte di voi che ordina all'ego, voi siete piccoli, ordina all'ego di: l'ego è il nostro generale, è il generale delle forze d'armata. Quindi chiama il suo generale delle forze d'armata e dice, guarda, quella roba lì mi ha fatto male, fai in modo che non accada mai più. E questo è l'ordine, non solo. Il bimbo non solo gli dà quest'ordine, quindi gli dà carta bianca, fai il cazzo che vuoi, ma io quel, quella roba lì non la devo più provare. Ad esempio può essere l'abbandono, il rifiuto, eccetera. Non solo, gli dà un altro comando al suo generale. Gli dirà, ricorda una cosa, quando diventerò grande io mi dimenticherò di quest'ordine e potrò essere io stesso che verrò ad attaccarti. Non farmi mai entrare, l'ordine vale per sempre. Ok? Quindi il, suo, il vostro generale, Lego, comincerà a costruire bunker attorno, attorno a voi, cioè attorno a, a per evitare che quel dolore si avvicini. Bunker, castelli, torrette, eh, le vedette sulle torrette con gli archi, quelli su, sui, sul muraglione con, con, la, con la pece, vi fa il fossato attorno, ci mette i coccodrilli, i piragna e qualche orca assassina evente qualunque cosa possibile in maniera che quel vecchio dolore non venga più riproposto. Che cosa accade? Ipotizziamo l'abbandono. Ho paura di essere abbandonato, il mio più grande dolore è stato l'abbandono. Bene. Che cosa succede? Che comincio, divento grande, inizio ad avere una relazione? Questa persona eh, ci provo attaccamento Appena comincio ad avere attaccamento, che cosa succede? Scattano gli allarmi perché il generale dice: Oh, cazzo, si sta attaccando come se era attaccato i genitori. Questo mo' scatta l'abbandono. Via, dobbiamo correre ai ripari. Fate uscire questa persona. Fate in modo che abbia dei comportamenti di merda così che questa persona se ne vada subito. E siete voi ad allontanarli. Quanti di voi hanno avuto l'esperienza di um, lascio io prima di essere lasciato? Perché, se vengo lasciato, mi rivivo il rifiuto, l'abbandono qualunque altra ferita, o il tradimento. Quello che è. Queste sono tutte. Mm, sono tutte. Eh, modalità di protezione del vostro inconscio. Quindi, che cosa accade? E qui torniamo alla domanda di, uh, di, 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 di Erika, mi pare. Di Erika. Che cosa accade? Il vostro ego lo avete costruito voi? e avete dati voi gli ordini? Non potete andarlo ad attaccare, voi non potete andare da grandi a dire Oh, che cazzo è sto castello qui con questo muraglione? Che ci fa qui? A che serve? Mi dà fastidio sto robo, adesso lo butto giù. In realtà voi avete dimenticato di averlo costruito, avete dimenticato chi c'è dentro, avete dimenticato che avete dato voi l'ordine di costruirlo e avete dimenticato di aver dato l'ordine di non far avvicinare nessuno, voi compresi. E cosa accadrà? Che voi andate dal coach di turno o dallo psicologo di turno? E lui gli chiederà: Qual è il problema? Cosa farà quello che sta dietro il bunker? Gli dirà: Ah, questo è uno che mo por rompe i coglioni. Aspetta, allora diciamogli che il problema sta dall'altra parte. Eh, se il vero problema è l'abbandono di mia madre, gli diciamo: Guarda, il mio problema è mio padre. Quello stronzo di mio padre, che bla bla, bla 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 bla. Gli riempite la testa per dieci anni di vostro padre. Perché la madre deve essere fuori, non deve essere toccata. Perché fa parte dell'ordine che voi gli avete dato da piccolo. Quindi. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che non potrete mai combattere il vostro ego perché l'avete costruito voi e gli avete dato voi l'ordine. Ok? Quindi voi non potete essere il generale di, 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 di tutto che va dal proprio, cioè ad essere il comandante di tutto, che va dal proprio generale e dice oh fai questa azione, poi il giorno dopo ve la e gli vai tu di contro. Non puoi perché tu sei, sei superiore a lui. Quindi tu gli hai dato l'ordine e tu lo devi mantenere. Lo dimentichi, è vero. Ma gli hai dato anche l'ordine su questo, quindi cosa devi fare? Devi andare in quel bunker, in quel castello, bussare umilmente, far cap capire che, sei, che non sei più ostile, perché ricordatevi che più siete ostili col vostro ego, più vi fa un culo quanto una casa, tanto non ci riuscite, cioè scordatevi di riuscire a vincere il vostro ego, il vostro ego comanda ogni singola funzione del vostro corpo, non c'è provate nemmeno ad andarci contro, perché vi spegne, vi spegne se gli fate girare le balle, ok? Quindi l'unica cosa che potete fare è umilmente, io non so niente, io non sono so un cavolo, non sono nessuno, tu sei quello che veramente le cose le sa perché stai qua dentro da quando son piccino, mi apri la porta di sto castello, mi fai entrare, parliamo, mi spieghi perché stai qua. E vediamo di, di andare avanti assieme. Ricordatevi che il vostro ego ha tre anni, ok? Ricordatevi che il vostro ego ha tre anni, quindi c'ha tre massimo sette anni. Quindi ragiona anche in maniera abbastanza banale, in maniera abbastanza semplice. Nel momento in cui lo comprendete, comprendete il messaggio e trovate le strade alternative, gli portate la vostra esperienza, perché lui ha 7 anni, voi magari ce ne avete 40, quindi gli portate altri 33 anni di esperienza e potete dare a lui quell'esperienza, magari riuscite a trovare una protezione più snella di quel castello. Magari invece di usare un castello con i piragna potete usare una tutina in nanotecnologia che vi protegge nella stessa maniera però non vi fa così danno. E potete andare assieme, potete andare assieme sulla stessa strada. Vi ricordo che l'ego puntato sulla vostra stessa strada vi fa diventare imbattibili. È, è il vero segreto, ragazzi. Cioè, non avere più una diatriba interna. O qualcuno mi dice che si dice diatriba, devo verificare. Cioè, la, la nostra esperta editoriale, se si dice diatriba o diatriba. Sembra che in italiano si dica diatriba. Io ho sempre detto diatriba. E quindi, insomma, se c'è questo combattimento interno, starete fermi perché uno tira da una parte e uno tira dall'altra. Quando tutti e due andrete dall'altra parte, il vostro, il vostro ego vi diventerà un propulsore che, che vi farà diventare come un razzo. Uh, Giorgia Baratta, cosa ne pensi dell'analisi transazionale? Genitori adulto bambino? Eh, Giorgia fu una delle basi di costruzione della PNL quindi può avere un senso. Io non l'ho mai approfondita come analisi transazionale, l'ho approfondita come base che poi la, mh, è, è stata mutuata nella PNL per cui molto mh, molto molto valida da, da approfondire. Un'ora uh, e 14, ragazzi, stiamo per arrivare alla fine. Diatri, diatriba. Eh, Pablo. Anch'io dico diatriba. Dia, diatriba, sì, esatto. Però sembra che in italiano si dica si dica in un'altra maniera. Boh, diatriba, con l'accento fonico sulla seconda. Ok, diatriba, diatriba. Si, sì, ok, allora diciamo bene, eh, lego che cambia l'accento della diatriba. <ride> Ciao Daniele, che mi dici del problema agli occhi e che c'è qualcosa che non vuoi vedere. O oh, poi dipende dal tipo di problemi, però più o meno è quello. Daniele, parlando dei bisogni, che differenza c'è tra accettazione e conferma? Allora, l'accettazione, l'ho spiegato nel, nel video sui bisogni. Michele, Michele, nel video sui bisogni del salto quantico hai spiegato ogni singolo bisogno. L'accettazione, io cerco di essere accettato così come sono. La conferma, io chiedo conferma che quello che faccio lo faccio bene, sono due cose diverse. Il, um, il bisognoso di conferma è quello che quando vi parla uh, vi chiede costantemente conferma. Eh, che ne dici? Eh, ok? Eh, com'è? Eh, com'è andata? Ah, allora? Eh, come funziona? Che, che ne dici? Com'è stato? Questa è la conferma. L'accettazione è tutt'altro, l'accettazione è di accettare me così come sono, è diverso. Quindi andiamo avanti. Eh, Paola, sì, bella questa spiegazione sull'ego, mi ricorda quell'esercizio di incontro col bimbo che eravamo. Esatto, esatto. L'incontro col bimbo, l'incontro col Lego che credo sia una delle, delle meditazioni che sta sul mio libro, ho scritto ormai sei anni fa, sette anni fa, manco mi ricordo, però ci dovrebbe essere. Ed è l'incontro appunto col, con l'ego bambino, uh, che ci può spiegare un sacco di cose. È una delle cose che bisognerebbe fare. Io per un periodo, tutte le sere, lo incontravo. Eh, sarebbe opportuno, dovrò farle un po' di meditazione, Vi devo iniziare a fare un po' di meditazioni. Ma dai che magari con questo follow the flow mi viene anche. mi ritorna la voglia di rifare meditazioni. E dovrebbe essere una delle vostre azioni tutte le sere: l'incontro col vostro bimbo interiore, col vostro ego, con uh, tutti quelli che in qualche modo comandano la vostra vita dentro di voi, per fare un punto della situazione giornaliera. Quindi non aspettare di non ascoltarli per giorni così che poi vi devono stroncare fisicamente per farsi ascoltare. E invece, se le ascoltate tutte le sere, non, uh, create un canale di comunicazione e diventa tutto molto più facile. Um, Noela, come si spiega che sento spesso persone che mi dicono che trasmetto una sensazione di tranquillità e pace? Eh, Noela, probabilmente trasmetterai una sensazione di tranquillità e pace. Bene, ottimo, continua così. Maria Teresa, ciao Daniele, a volte sento delle vibrazioni sulla coscia sinistra, sai cosa vuol dire? Uh, oddio, le gambe sono sempre qualcosa che riguardano il futuro e che riguardano il movimento verso il futuro. Però potrebbero anche essere sensazioni di stress, perché lo stress ricorda che tocca gambe e braccia. Il fatto che sia soltanto la coscia è da capire. Dovresti contestualizzarlo, dovresti vedere un attimo quando accade. Quindi, quando succede, fa attenzione a che cosa sta accadendo attorno, quali sono, che cosa c'hai dentro, che cosa sta accadendo dentro di te, eccetera. Potresti avere un segnale su questo. Quindi ricordate, contestualizzate sempre le cose. Rosanna, Rossana, Daniele, oltre ai dolori alle spalle, e collo di cui abbiamo già parlato, ho problemi anche alle ginocchia, chissà cosa vuol dire. Ma ehm, allora ginocchia: tutto ciò che sono gli arti di movimento è qualcosa che ti spinge ad andare avanti o che ti ferma dall'andare avanti. Attenzione, le ginocchia ti piegano in due. Per cui ti potrebbero eh, piegare di fronte a un'autorità, potre, potrebbero voler dire che non ti vuoi piegare di fronte a un'autorità. Quindi ti trovi magari di fronte a un sistema in cui hai un'autorità che decide per te e tu non vuoi piegarti a questa autorità, oppure potrebbe anche fermarti. Dalla strada che stai percorrendo uh, un dolore alle gambe o qualche problematica alle gambe può letteralmente fermarti. Cioè, ti inginocchio, sto andando su una strada, pam, mi inginocchia. E vuol dire che mi devo fermare, e forse devo guardare qualcos'altro. Anche in questo caso dovresti sempre contestualizzare. Però ragiona, metamedicina su questo può tornare utile. E, mh, anche per te, Rosanna, dovresti sempre dirmi eh, che, che effetto ti fa. Perché il problema alle ginocchia, ok, ma a te che effetto fa? Cioè, raccontamela tu, spiegamela tu questa cosa. Um, Daniele, ma in uno dei tuoi video spieghi le funzioni dell'inconscio così come l'hai spiegato poco fa per l'ego. A volte mi domando se è quasi la stessa cosa. Ma sì, così, ma sono tutte parole, capisci? Sono tutte quante. Eh, sono tutte quante. Mh, nominalizzazioni. Quindi chiamatelo come volete, l'importante è che capite il concetto. Giorgia Parata, su Rai 1 c'è il film di Fabrizio e di Andrè. scusate, ma per chi lo apprezza dopo Daniele segnalo, ok. <ride> Ciao Daniele, mi spieghi per favore che vuol dire quando hai dei desideri che vuoi realizzare, questi stessi sogni li vedi realizzati ma su altre persone? Grazie, Big hug. e Olga, ne parlavamo ieri, l'attenzione selettiva, cioè muovi l'attenzione su quel desiderio e attorno a te vedi le altre persone che lo realizzano, ma lo realizzavano anche prima, anche improvvisamente. Adesso li vedi con più chiarezza Quindi va bene Vabbè insomma prendi spunto da loro Anzi usa loro come mentori Vai a chiedere scusa come hai fatto E impara da loro uh, Loredana E così direi con questo che possiamo anche iniziare a chiudere Il fatto che io non abbia alcun disturbo Nessun malanno e mai una febbre Vuol dire che sono un alieno? No vuol dire che fondamentalmente stai sulla strada giusta <ride> stai, stai sulla strada giusta Oh in, sto cominciando a fare Stiamo parlando soltanto di malattie ragazzi No non prendiamo standazzo Vabbè vabbè le malattie Se no poi diventa un po' una rottura di scatole. Eh? Diventa una, 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 una trasmissione dei malati In lazaretto No no questo è follow the flow No follow the lazaretto Trattiamo qualcosa di più Andiamo su qualcosa di più, di più simpatico Amici miei Siamo nella sera di San Valentino Invece di stare a eh, Con il vostro amato Con la vostra amata A mangiare a rimpinguarvi in qualche ristorante vi farà pagare il triplo avete scelto di stare qua quindi non posso fare altro che ringraziarvi di essere qui e di essere stati parte di questo flusso che sta diventando sempre più interessante stasera siamo andati stasera era un po' serio ho riso io di meno scusatemi ve lo dico eh, vi ho detto sono un po' stanco nel senso che ho, ho iniziato la preparazione al digiuno, quindi mh, devo, devo riprendere un po' i ritmi. Sto facendo dei ritmi completamente sballati. sballati. Mi devo riadattare ai ritmi, anche grazie al fondo flow che mi tiene sveglio tutta la notte. Quindi vado a dormire all'alba, tra un po' me ne vado in spiaggia a vedermi l'alba. E, e Lucia mi dice: parlaci delle visioni, uh, Lucia, che visioni vuoi avere? A visione, dipende cosa intendi per visione, e con questo potrei chiudere. Ehm, le visioni sono il vero dono dell'essere umano. È quello che un animale non ha. Ricordatevi questo. Vi do la perla di questa sera, ragazzi. Grazie per, per questo stimolo sulla visione. Ricordate che la vera differenza fra noi e un animale è la capacità di allucinare. Ovvero, di avere delle visioni, cosa vuol dire? Vuol dire che una scimmia da cui noi forse dicono che proveniamo, per quanto sia intelligente, per quanto sia molto vicina a noi, al massimo può vedere un bastone. Può vedere una liana, può vedere una pietra e, e se è abbastanza intelligente, riesce a immaginare, riesce a mettere assieme una sorta di martello, ma neanche ci riesce perché, in genere, prende una pietra, capisce che qualche volta gli è caduta su un piede e l'ha fatto male, cioè ah, allora questa cosa posso riuscire a, ad aprire una noce. Questo riesce a fare una scimmia. L'umano, no. L'umano, assolutamente no. L'umano può fare ben oltre. L'umano può. Uh, può vedere un una radura sperduta e può immaginare un'intera nuova nazione lì sopra. L'umano può vedere della sabbia e, e trasformarla in silicio e trasformarla in processori e creare dei megacomputer. L'umano ha questo dono. L'umano riesce ad allucinare quello che ancora non esiste, ma, ma. l'umano è stato addestrato. Ad usare questo dono nel peggiore dei modi. Perché? Per allucinare, per immaginare, per visionare, dovete usare questa capacità, e questa capacità la potete usare per immaginare che il vostro ragazzo che sta arrivando con mezz'ora di ritardo sta andando con una bionda con gli occhi azzurri a fare sesso in un hotel oppure potete immaginare che magari un oggetto, un progetto, un'idea può cambiare il mondo. E questa la potete iniziare da voi. Quindi voi potete usare lo stesso concetto di allucinare per crearvi stress, immaginando che qualcuno vi sta tradendo, o immaginando che la vostra casa venga rubata, o immaginando che ci possa essere un incidente, o immaginando che possa avere un tumore, oppure per creare qualcosa che ancora non esiste. Ebbene, qualcuno nel mondo l'ha usato nel modo migliore, perché se no non avremmo mai avuto la lampadina, i computer, la macchina, la ruota. Qualcuno ha usato questo dono nel migliore dei modi, ma visto che è pericoloso, perché se tutti lo usassero in questa maniera il nostro mondo diventerebbe migliore in un attimo, vi hanno condizionato in maniera tale da usare questo dono per crearvi paure, per crearvi stress, per crearvi tutto ciò che serve per rendervi schiavi. Avete un dono, usatelo nel migliore dei modi. Grazie di tutto ragazzi. Buona serata e buon San Valentino. Ci sentiamo domani.